Buongiorno e bentornati anche per questa settimana al TG di Due Ruote. Partiamo con una prova a tutta elettricità con Roberto Ungaro, che ha provato gli ultimi due modelli della casa americana Zero Motorcycle, in particolare la SR e la DSR. Parliamo poi di scooter, in particolare del Peugeot Django 125, la nuova reincarnazione del Modern Classic della casa francese. Chiusura con l'attualità e parliamo della vignetta elettronica che arriva anche per i motociclisti che amano viaggiare all'estero. Silenzio, si gira, perché si può andare in moto anche senza bruciare benzina. E oggi vi racconto com'è. Lo racconto con loro, Zero, rispettivamente SR e DSR, cioè nuda e, loro dicono, dual sport. Si avvicina al mondo Adventure 17 e 19. Piattaforma unica, cosa vuol dire? Operazione intelligente, sotto architettura, motore, forcellone identico e fuori cambia l'abito. Ci sarebbe anche un terzo abito, che è quello della sportiva carenata. Allora, carta d'identità per capirle meglio. Parliamo di 245 kg per entrambe, e i chili sono distribuiti tra motore, per esempio 26, quasi 80 la batteria, la ripartizione dei pesi è 51 posteriore e 49 anteriore. Subito si nota la trasmissione a cinghia, che vuol dire avere vantaggi in termini di rumorosità perché è più silenziosa, e di manutenzione non ne ha. Altra cosa interessante, il motore, l'attacco è coassiale col forcellone, questo vuol dire ridurre, smussare le reazioni del tiro catena. Altro vantaggio, fattura della moto abbastanza semplice, vedete telaio a tralicci in acciaio, la batteria sotto con elementi di raffreddamento che diventano quasi un elemento estetico. Trovo molto bello il motore incastonato col contrasto colore, anche lui diventa elemento architettonico. Non c'è link progressivo, l'attacco del mono è diretto, sospensioni Showa regolabili. In questo caso abbiamo 190 mm di escursione davanti e dietro per la DSR, quindi un'escursione importante. Cerchi a razze, ma poi c'è anche una versione con i cerchi a raggi. Parliamo di una batteria da 15,6 kWh, ricaricabile in poco meno di 4 ore. Parliamo di una velocità limitata a 150 km/h, e questi sono dati che valgono sia per l'Adventure sia per la Nuda. Queste moto entrambe rientrano nella categoria A2 per la patente, cioè sono sotto il limite dei 35 kW. Ma la cosa bella cos'è? Che la percezione guidandolo è completamente diversa, perché il motore elettrico trasmette la coppia in un modo completamente diverso, e poi ve ne parlerò. E tra l'altro c'è anche una cosa molto interessante, cioè una promozione che c'è in questi giorni, che con 350 euro a fronte di un controvalore di 4.500 euro consente di salire ancora di livello come potenza, e arriviamo a addirittura 82-87 cavalli, consente di diminuire, rendere più rapida la ricarica da quasi 4 ore a 1,4 ore, e soprattutto consente di avere una piattaforma iniziale, cioè di avere dei controlli elettronici molto più sofisticati. Questa è una cosa molto importante. Vediamo da vicino com'è fatta. Allora, la cosa che mi ha stupito è che a livello di linea è abbastanza convenzionale. Parlando con loro, non volevano fare effetti speciali, non volevano stupire, perché già è una moto elettrica e non deve spiazzare, deve essere il più vicina possibile a una moto convenzionale. Al posto del serbatoio, un pratico vano dove si può riporre, oltre al cavo, anche singoli piccoli oggetti. Qui c'è la presa di ricarica con questa piccola cover calamitata. Il cupolino è regolabile in altezza. Trovo molto carine queste manopole, che si possono azionare anche in movimento. Ricorda il mondo della fotografia, dell'ottica, questa manopola con delle zigrinature maxi. E, dicevo, la fattura abbastanza semplice, nello stile americano, non hanno lesinato nei materiali. Il peso c'è di questa moto, non solo dovuto al fatto che abbiamo una batteria importante, ma
è decisamente solida, cioè c'è abbondanza di materiali. Alcune viti, alcune soluzioni sono in stile americano, vedete? Un po' da ferramenta, plastiche abbastanza semplici, le giunzioni sono abbastanza basiche, non c'è nessuna ricercatezza, non c'è l'effetto per esempio adesso delle moto cinesi che vogliono colpire a tutti i costi con degli effetti wow. Qua c'è sostanza, c'è concretezza. Allora, altezze di sella diversa, qua siamo a 828, lì 787. Mi concentro su di lei perché è quella che ho provato maggiormente. Allora, posizione di guida, braccia abbastanza distese, l'asse di sterzo è abbastanza lontano, la sensazione di peso si avverte, è decisamente avvertibile, anche se nel caso delle moto elettriche il baricentro è abbastanza basso, però si avverte. Cosa strana, manca la leva della frizione, e bisogna abituarsi a questo. Paramani molto ampi, solidi, anche se ancorati in modo particolare alle estremità del manubrio. Dunque, pronti via ci sono 5 modalità di guida, 5 mappature, ovviamente sono le classiche 4 più una customizzabile, ma ce ne sono anche altre. Sterzo decisamente elevato per essere una maxi enduro. Allora, lo sviluppo del volume, almeno visivamente, è importante, mentre la tendenza è quella di avere, diciamo, una compattezza in questo senso e volumi molto affettati, tagliati, vedi Ultima GS. Qui invece sei su una moto molto importante. Ottima la protezione, tirando su tutto il plexi, ottima la visibilità dagli specchietti. Trovo che non ci sia il freno di stazionamento e questa cosa potrebbe essere utile, perché un mezzo elettrico, se lo si lascia in pendenza, questa cosa potrebbe creare. Ovviamente c'è la sicura per il cavalletto e ovviamente c'è una procedura per partire. È quella di, con i tasti normali, perché lei vuole riportare al mondo normale, all'utilizzo del motociclista classico, e quindi non ti puoi confondere. Ha una possibilità in più che è decisamente interessante, che è quella della modalità parcheggio, cioè che va in retromarcia. E questa è una cosa molto molto comoda. Immaginatevi arrivare davanti a un negozio, di fronte a un marciapiede, e dover fare una retro. Avendo un peso importante, questo lo trovo molto molto utile. La seduta, comoda, i fianchi sono abbastanza importanti, però la sella è incavata, c'è imbottitura. Ottimo il grip delle manopole, comando del gas tipico nello stile delle moto elettriche, sembra quasi finto, ha una corsa tutta uguale. Levone, grosso del freno, abbastanza tosta la presa. Trovo che sia una moto normale di dimensioni importanti, quello sì, ma soprattutto per questa questione, cioè la sensazione dell'asse di sterzo che è abbastanza lontano, si vede tanto il retro dei foderi, per esempio della forcella. Siamo abituati adesso a essere più proiettati sull'anteriore, essere più vicini. Stessa cosa è sull'SR, anche se questa misura ovviamente è diversa, perché lì abbiamo un interasse di 1525, qua siamo a 1450. Anche lei è molto più raccolta, però a questa distanza è importante. Ha una piega del manubrio molto accentuato che carica un po' i polsi. Ovviamente in questo caso c'è meno sterzo. La strumentazione è la stessa, molto ricca, chiara, e tutto quanto è abbastanza istintivo. Allora, vi ho detto che vi racconto cosa vuol dire guidare una moto elettrica. Pronti via? La cosa più strana è alle orecchie, e la cosa più strana è che non hai questo appoggio. E quindi devi abituarti al fatto che non hai vibrazioni, cosa positiva, non hai calore, cosa positiva. Ieri siamo usciti dalla città in colonna e devo dire che è agevole non avere il calore che fuoriesce dalle carene. La prima cosa è la sensazione di spinta. Quando vi dicevo che il motore elettrico è coppia immediata e quindi la moto accelera in un modo pauroso, sconvolgente, se non si è abituato. Avrete probabilmente vissuto qualcosa nel mondo auto, riportatelo nel mondo moto. Quindi è paragonabile alla moto di media cilindrata, non certo una moto per neopatentati con il limite dei 35 kW, perché la percezione in apertura del gas è che hai una spinta, hai dei newton metri, dei chilogrammetri che sono incredibili. Quindi immaginatevi cosa vuol dire dentro la curva, in percorrenza, riaprire e uscire. Tra l'altro devo dire che c'è una gestione elettronica molto buona, c'è un traction che funziona bene, non mette mai in imbarazzo, nonostante ci sia questa risposta immediata, violenta, data da questo tipo di erogazione.
del motore, della coppia, e quindi ho trovato veramente molto buono la gestione del gas. È la cosa che mi è piaciuta di più: bella frenata, sospensione abbastanza morbide, ma non sono quel morbido con cambi di carico, nonostante abbia un 190 di escursione, che non è poco, una moto che si avvicina tanto al mondo adventure. L'ho trovata una moto piacevole, ma soprattutto è una moto con cui sorpassi fai, cioè le accelerazioni da fermo imbarazzante, ma anche andando 70, 100, 120 nei sorpassi, fai un po' quello che vuoi. Ti devi abituare alla stazza, a questo peso, a inerzia, è una super maxi. E la cosa incredibile e sconvolgente è che è omologata per essere 35 kW, ma ti dà la sensazione di una media come spinta e, e di maxi per i volumi. Silenzio si gira, il mondo elettrico che sta conquistando piano piano. Zero vuol dire 2000 moto in Europa l'anno scorso, in Italia se ne sono vendute circa 150 e questo è il numero negli altri paesi, tranne la Francia, in cui ne sono state vendute 600, ma la Francia è sempre un mercato a sé. Ricordiamoci per esempio il Piaggio MP3 a Parigi, una case history. Allora, come sempre in chiusura, parliamo dei prezzi. Poco meno di 18.900 euro, poco meno di 19.900 euro. Trovo che non è tardi, non è presto per affrontare il mondo elettrico, vuol dire solo togliere il file dalla testa e reinserire un file, è questione d'abitudine. Per me non è facile, che sono nato con una leva della frizione, una leva del cambio con cui confrontarmi, però quello che vi dico è che è molto efficace questa gestione della potenza, della coppia, dentro la guida. E ti dà una rilassatezza che la moto tradizionale termica non ti può dare. Poi è vero che di là c'è l'ingaggio e se tu nasci con quello diventa libidine, ma non sottovaluterei il fatto del potenziale di questo oggetto. Ha tutte le sue caratteristiche, bisogna solo entrare in un ordine di idea diversa. È un paradigma completamente diverso. Secondo me la transizione che sta vivendo il mondo auto aiuterà anche questo fenomeno, cioè delle due ruote, anche se sarà molto molto più lento. Il grande potenziale invece dove rimane? In fuoristrada, quello sì, perché poter andare fuori senza fare rumore, essere più educati senza dare fastidio, è una grande cosa. E allora da lì mi aspetto molto. Usarla una giornata intera mi ha smussato quell'imprinting da termico che ho e mi sono così abituato sul fatto di non avere la leva frizione del cambio, mi sono potuto concentrare sui lati positivi che ha, che sono molti: la gestione del gas, di questa potenza, la facilità con cui riesce ad andare forte. Non dimentichiamo la coppia che ha questa moto. Sempre riparametrando tutto alla sua autonomia, 250 km, che possono variare a seconda di quanto apri e quanto invece vai piano. E sai cosa ti dico? Che alla fine Honda lo è già da tanti anni. Adesso è arrivata BMW, è arrivata Yamaha con le trasmissioni automatiche. Vuoi vedere che daranno una mano a questo concetto? Chissà. Dici Django e ti vengono in mente un sacco di ricordi, soprattutto se hai qualche anno in più come me. Ti viene in mente sicuramente il film di Tarantino, Django Unchained, ma andando ancora più indietro, il bellissimo Django con Franco Nero e ancora più indietro, Django Reinhardt, uno dei più grandi chitarristi jazz di sempre. Oggi Django è il nome di uno degli scooter Peugeot, e qui ce l'abbiamo davanti nella sua nuova versione, che più è ancorato alla storia del gloriosissimo marchio francese. Un marchio francese che soffre un pochino, ha sofferto negli ultimi anni tanti passaggi di proprietà, ma adesso forse la situazione si è stabilizzata e questa è la nuova e ultima versione del suo scooter icona. E non lo diciamo a caso scooter icona, perché in realtà il Django, anche stilisticamente, è l'erede del mitico S55 che uscì nel 1953. A oggi di quello scooter che cosa è rimasto? Un pochino l'idea di massima, linee molto classiche, un po' retro, però qui vediamo che c'è anche della modernità. Nel Django sfortunatissimo che Peugeot fece uscire poco prima del Covid, c'era molto poco di quello scooter, c'era soltanto l'idea e c'era tanta plastica veramente fatta male. Stavolta invece le cose sono decisamente cambiate, lo stile è decisamente azzeccato, riuscito, è retro ma allo stesso tempo è moderno, piace, piace, non può non piacere, e anche la qualità complessiva è solida, c'è tanta, c'è plastica certo perché è uno scooter, ma c'è solidità, le componenti sono ben fatte, sono ben assemblate e non dà la sensazione di essere uno scooterino povero che si smonta andando in strada affrontando il pavé.
Eh già, perché è proprio alla scita che si rivolge questo scooter. Innanzitutto partiamo dalla cilindrata, è un 125 e la potenza è di 13 cavalli scarsi. Insomma, l'essenziale, quello che basta per essere pronti al semaforo e sgattaiolare bene nel traffico. Dalla sua il Django ha anche un peso molto contenuto, appena 135 kg, e una praticità di fondo che si rispecchia anche nei dati della ciclistica. Infatti la sella è alta appena 778 mm da terra. I più critici potrebbero obiettare, vabbè, però ai cerchi piccoli magari non funziona bene. Sì, è vero, il Django in questo allestimento ha i cerchi da 12 pollici, però la frenata è decisamente efficace, non è un caso che abbia l'ABS sia davanti sia dietro, e per la categoria non è qualcosa di scontato. E poi ha un sacco di dotazioni veramente interessanti, a partire ad esempio dall'avviamento col keyless, però alla connettività di bordo, alla presa USB, ha un sottosella che, come vedremo tra poco, è decisamente capiente, e soprattutto ha la pedana piatta, che in città è fondamentale. Sapete quanto io apprezzo questo tipo di particolarità nello scooter. Inoltre, anche questa cosa ormai diffusa ma non scottatissima, questo scooter ha anche un interessantissimo e grande display TFT, in cui attraverso i pulsanti situati in questa zona della plancia è possibile scegliere quali tipologie di informazioni visualizzare durante la marcia. Insomma, una cosa fatta molto bene. Inoltre, in questo scooter la sella, che come vediamo tra poco è decisamente ampia, si apre attraverso un pulsantino che qui nel retroscudo, e l'attuazione è elettrica. Come è elettrico il comando che apre lo sportellino porta oggetti situato anch'esso nel retroscudo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la sella. Lo scooter, come abbiamo detto, è compatto, piccolo, snello, ma nel sottosella ci sta quello che ci deve stare. In questo caso, come abbiamo visto, ci sta tranquillamente un casco progetto di medie dimensioni. E adesso, dopo aver richiuso i vani che contengono le nostre cose, e ricordiamo anche che qua c'è anche un gancio porta oggetti situato vicino alla sella, vediamo come va questo scooter. Allora, abbiamo detto snello perché il peso lo consente, cerchi piccoli, snellissimo nel traffico, si muove velocemente, si può piegare da molta confidenza anche a chi non è molto abituato a guidare scooter cittadini. Insomma, con questo peso il 125 di Peugeot fa quello che deve fare, è snello, leggero, ti porta dalla destinazione A alla destinazione B con una serie di dotazioni veramente interessanti. Tutto perfetto? Beh, non proprio. Questo scooter infatti ha un piccolo difetto, che è un peccato originale, ovvero il prezzo. Infatti il Django 125 di Peugeot costa 4.299 euro. Certo, lo scooter è ricco, è pieno di dotazioni, è ben fatto, non gli manca niente, però ha un prezzo decisamente al di sopra della concorrenza media. Una buona notizia per chi vuole viaggiare liberamente in moto quest'estate sulle strade di tutta Europa. Telepass infatti ha annunciato l'attivazione del servizio di vignetta elettronica. In sostanza, attraverso l'app di Telepass sarà possibile attivare il pagamento dei contrassegni elettronici per accedere a strade e autostrade dei paesi europei che utilizzano questo tipo di pagamento. Nella fattispecie, i paesi europei che utilizzano questo tipo di pagamento sono Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e Slovenia. A questo si aggiunge il servizio già attivo con Telepass del pedaggio internazionale. Infatti tutti i possessori di un abbonamento Telepass, anche motociclisti, possono transitare liberamente, quindi senza dover pagare, anche sulle autostrade di Francia, Croazia, Portogallo e Spagna. In sostanza si preannuncia un'estate senza più limiti o code al casello. E anche per questa settimana siamo arrivati alla fine del nostro TG. Ricordate di lasciare un like se la puntata vi è piaciuta o di lasciare un commento qua sotto se avete qualcosa da chiederci. E mi raccomando, non dimenticate mai di attivare tutte le notifiche social per non perdere nessuna delle novità del mondo due ruote.